Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Nelle scorse settimane, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo su beni e disponibilità finanziarie del valore di oltre 6 milioni di euro nei confronti di 9 società, di cui 4 con sede legale nella provincia di Ancona e 5 in Campania, e 7 persone fisiche indagate per reati fiscali commessi già a partire dall'anno 2016. Le indagini, durate quasi 2 anni, hanno riguardato nel complesso 27 persone fisiche e 21 società attive nel settore della cantieristica navale e operative nei sedimi portuali di Ancona, Monfalcone, Marghera, Savona e Castellammare di Stabia, tutte accusate di non versare i dovuti contributi previdenziali e assistenziali, quantificati in oltre 6 milioni di euro, attraverso fraudolente compensazioni con crediti IVA inesistenti creati ad arte da altre società conniventi o cartiera. Al termine delle indagini sono stati complessivamente denunciati alla Procura della Repubblica di Ancona 27 persone ritenute responsabili del reato di indebite compensazioni. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.